L'idea del film è nata con la voglia di raccontare un personaggio, il personaggio di Nino, di stare con lui in un ambiente chiuso, il suo appartamento, e con la voglia di esplorare il mondo di una persona, a cui forse tutti ci possiamo sentire vicini. Nino è dentro il suo appartamento e noi lo viviamo con una intimità e con una vicinanza che lo rende una specie di percorso. Certe volte si perde, penso, quasi la percezione che sia un essere umano, ma che sia invece non so, la mappa di un tesoro da trovare, una traccia da seguire, un'indagine da fare, appunto. Quando in realtà io ho scritto il personaggio di Nino, ho pensato di proporgli il ruolo. In realtà mi sono anche servito di alcune sue fotografie per costruire il personaggio di Nino da un punto di vista, della sceneggiatura. L'attore, che lo sappia o non lo sappia, che lo ammetta o non lo ammetta, arriva sempre in un secondo momento e tante cose sono già costruite. E io anzi sono abituato ad agire proprio entro certi limiti. I limiti mi servono perché sennò non riesco a capire dove devo andare. Il personaggio, secondo me, aveva una sua verità proprio fisiologica e psicologica ed emotiva, per cui bastava stare nelle singole situazioni descritte dalle varie scene, starci con verità, anche solo con plausibilità a certe volte, ma perfino le più assurde. Io non ho mai avuto la sensazione di aver compiuto un percorso durante il film, ma ho sempre pensato che andasse giorno per giorno costruito qualcosa di nuovo. Ogni giorno era una sfida nuova. C'era una determinata immagine che volevo ottenere sull'isolamento del personaggio di Nino e per ottenere questa immagine era meglio utilizzare delle ottiche anamorfiche che avrebbero dato questa sensazione di come dire, più di isolamento e di spazio laterale ai contorni del protagonista. Per fare questo però avremmo dovuto utilizzare appunto delle camere e delle ottiche che nelle geometrie di quell'appartamento dove abbiamo girato qui a Roma non sarebbe stato possibile. Fortunatamente c'è un piccolo laboratorio negli Stati Uniti che crea lenti anamorfiche per il telefono e quindi sono venuto a conoscenza di queste lenti, le ho utilizzate, le ho sperimentate, ho visto testando che tipo di immagine si poteva ottenere e che tipo di look poteva avere sia il personaggio di Nino, anche le scenografie e diciamo l'estetica generale. Mi è piaciuto per il tipo di film che volevamo fare e per il tipo di storia e quindi ho pensato fosse molto comodo. Un film visto in una sala è una cosa completamente diversa dallo stesso film visto a casa. Cioè, non è, secondo me è una cosa oggettiva, cioè non è che dipende dal fatto che uno possa essere più o meno appassionato, più o meno competente. Chiunque veda per la prima volta un film in sala e poi lo stesso film a casa percepisce delle differenze, è come se vedesse due film diversi. E allora sono due cose che devono coesistere, non può essere che una cancella l'altra. Perché sarebbe possibile questo solo se fossero la stessa cosa, solo che una delle due è più comoda e quindi rappresenta un progresso rispetto alla precedente. Qui non si tratta di progresso. Il cinema visto a casa non è un progresso rispetto al cinema nelle sale, è un'altra cosa, è diverso. Vedere il pubblico che vede il film al cinema è un'emozione meravigliosa. Io non penso che si arriverà mai a un punto definitivo in cui si dirà ok, le sale sono sparite. Secondo me questa cosa di fatto è più una paura che abbiamo ed è anche legittimo magari averla, però non credo sia possibile perché, come dici tu, vivere l'esperienza del guardare un film con altre persone attorno è proprio un'altra cosa, come guardare uno spettacolo teatrale. Quando è venuto fuori il cinema alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, si diceva il teatro, adesso il teatro è morto perché arriva al cinema. No, non è così. Sicuramente è cambiato, si è evoluto, sono trovate altre forme, ma il teatro non è affatto morto, anzi, sono venute fuori delle Anzi, meraviglie teatrali nel Novecento incredibili. il cinema, non volendo, ha aiutato il teatro a scoprire il suo specifico, che è quello appunto dell'essere una cosa, un evento irripetibile. Esatto, Perché esatto. anche quando si rifà tutte le sere lo stesso spettacolo, chiunque ci sia stato a vederne due, anche consecutivi, non è mai la Non è mai la stessa stessa cosa, no? cosa.
Quindi il cinema ha aiutato il teatro a scoprire questa sua specificità. Il cinema a casa aiuta il cinema nelle sale a scoprire di nuovo la sua specificità, che è quello di stare nella sala, che è quello che lo vai a vedere perché esci di casa e lo vedi insieme a tante persone che non conosci e capisci che è un rito sociale. Il significato del film penso che ognuno possa trovare il suo, nel senso che è una storia semplice, compiuta, con un personaggio che deve portare a termine un progetto e incontra una serie di ostacoli, che poi questi ostacoli magari non esistono davvero, siano nella sua testa o esistono davvero. Questo secondo me è anche veramente nell'interpretazione che ognuno di noi vuole fare del film e non dico altro per non dare... spoiler o comunque per non dire troppo, ecco. Ma è bello proprio di una storia così, che ha tante possibili letture. E nessuna è da escludere, nessuna è da privilegiare. E ognuno se lo legge come vuole, insomma. Grazie a voi. Grazie a voi. E allora, dopo quello che si è detto sul cinema nelle sale, ritroviamoci nelle sale. Bisogna ritornare nelle sale, sì. Arrivederci. Arrivederci.